L'anno dopo, a scontrarsi alla 24 ore, furono case come la Ferrari, la Talbot, la Jaguar, l'Aston Martin, la Lancia, la Maserati, la Porsche e la Mercedes. Fu proprio la casa della stella a tre punte a vincere con l'equipaggio Lang Ris sulla 300 SL, caratterizzata dall'apertura delle porte ad ala di gabbiano, una soluzione che verrà adottata in altre Gran Turismo negli anni successivi. Incontrarsi alla 24 ore furono case come la Ferrari, la Talbot, la Jaguar, l'Aston Martin, la Lancia, la Maserati, la Porsche e la Mercedes. Fu proprio la casa della stella a tre punte a vincere con l'equipaggio Lang Ris sulla 300 SL, caratterizzata dall'apertura delle porte ad ala di gabbiano, una soluzione che verrà adottata in altre Gran Turismo negli L'anno dopo, a Lancia, la Maserati, la Porsche e la Mercedes. Fu proprio la casa della stella a tre punte a vincere con l'equipaggio Lang Ris sulla 300 SL, caratterizzata. L'anno dopo, a scontrarsi alla 24 ore, furono case come la Ferrari, la Talbot, la Jaguar, l'Aston Martin, la Lancia, la Maserati, la Porsche e la Mercedes. Fu proprio la casa della stella a tre punte a vincere con l'equipaggio Lang Ris sulla 300 SL, caratterizzata dalla. Incontrarsi alla 24 ore furono case come la Ferrari, la Talbot, la Jaguar, l'Aston Martin, la Lancia dall'apertura delle porte ad ala di gabbiano. Una soluzione che verrà adottata in altre Gran Turismo negli anni successivi.